Buongiorno, buon pomeriggio, anche buonasera a chi ci segue da altre latitudini. Benvenuti a questa sessione del Festival dell'Economia organizzata in collaborazione con l'Ocse che rappresento e il Comune di Trento sul tema cultura e creatività per una ripresa più inclusiva. Io sono Alessandra Proto, sono la responsabile del Centro Ocse di Trento per lo sviluppo locale che fa parte del Dipartimento per l'imprenditorialità e le piccole e medie imprese, le regioni e le città, e per l'appunto ci occupiamo di sviluppo locale. Perché ci tengo a dirlo? Perché lo sviluppo locale è una materia complessa e richiede non solo conoscenza approfondita del territorio, dei suoi attori e delle sue dinamiche, ma anche e soprattutto quello che viene definito un approccio integrato. Dunque, questo significa policy che siano in grado non solo di far dialogare i diversi settori, quindi il lavoro con il turismo, le piccole e medie imprese con la cultura o l'innovazione, ma soprattutto di complementarsi, di contaminarsi e di rafforzarsi a vicenda. E oltretutto c'è bisogno anche sul territorio di avere delle capacità che siano anche in grado di mettere a terra queste politiche. Oggi noi siamo davanti ad una sfida davvero complessa e difficile. Da un lato quella di, e se ne sta parlando moltissimo durante questo splendido festival, di rimettere in moto le nostre economie e le nostre società dopo una pandemia globale che ha lasciato delle cicatrici profonde per un motivo o per un altro in ciascuno di noi. E c'è bisogno, e siamo tutti più stanchi, più affaticati, anche un po' più preoccupati, se posso dirlo. E c'è bisogno invece in questo momento proprio in cui si chiede di ripartire, no? Il famoso recovery, quindi di recuperare quello che si è perso, c'è bisogno invece di chiamare a raccolta tutte le forze, tutte le energie che un territorio è in grado di esprimere, individuali e collettive. E dall'altro anche perché le politiche che verranno messe in campo dovranno soddisfare le richieste sacrosante, se posso dirlo, di cittadini di avere delle vite più sane, più verdi, più educate, quindi delle vite migliori, e dall'altra anche delle società che siano più giuste e più inclusive. Si è parlato anche ieri in una sessione di quella che appunto viene definita la Just Transition. Con i nostri speaker oggi parleremo dunque di quanto siano importanti i settori della cultura e della creatività proprio per raggiungere questi obiettivi. Do quindi il benvenuto ai nostri ospiti. È qui con me il sindaco Franco Ianeselli, sindaco della città di Trento. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Abbiamo in collegamento dall'Australia invece Justina Joachim, che è la coordinatrice del Network Internazionale delle Città dei Festival e è CEO dei Festival di Adelaide. Hello Justina. Can you hear us? Hello everyone from Adelaide, Australia. Good evening. Bene, io dico buonasera perché sono collegata da Adelaide, Australia. E dalla Svezia Michela Magas, che è la presidentessa della Fondazione Industry Commons. Hello Michela. Hello everyone, pleasure to be here. Bene, e buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi. Bruxelles invece abbiamo in collegamento il dottor Walter Zampieri, che è capo unità della sezione cultura del programma Europa Creativa all'interno dell'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura della Commissione Europea. Walter, buongiorno. Buongiorno, good morning, thank you very much for inviting me. Buongiorno, grazie dell'invito. C'è anche in collegamento il mio collega professor Pierluigi Sacco, che è Senior Advisor per la cultura e lo sviluppo locale dell'Ocse. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pierluigi. Benissimo, io partirei subito con le domande, partirei proprio con il dottor Walter Zampieri, perché noi sappiamo che il settore culturale è stato duramente colpito dalla crisi pandemica e l'Ocse stima che
con i posti di lavoro a rischio vanno da circa l'1 al 6% dell'occupazione nelle regioni OCSE, per l'appunto. E in una fase di recupero come questa che abbiamo davanti, le istituzioni pubbliche giocano evidentemente un ruolo cruciale per, da un lato, sono state molto importanti per far sopravvivere il settore fino ad oggi, ma il ruolo di facilitatore per la ricostruzione e l'innovazione che abbiamo davanti. Ora, finalmente è arrivato un momento che tutti noi stavamo aspettando. Dopo quasi 2 anni di negoziato, il Parlamento europeo, proprio qualche settimana fa, ha approvato il nuovo regolamento per il programma di Europa Creativa 21-27. Quindi io vado subito al dunque, dottor Zampieri. Cosa dobbiamo aspettarci da Europa Creativa per aiutare quello che definiamo l'ecosistema culturale a riprendersi e a diventare più resiliente e anche più innovativo? Thank you. Grazie, credo mi sentiate adesso. Benissimo. Naturalmente l'impatto della crisi è stato devastante, ci sono problemi che stanno emergendo, in particolare da uno studio di Ernst & Young. La perdita del fatturato nel settore cultura è stata del 30%, perché per esempio in editoria c'è stato un calo del 25%, ma 76% per la musica, 90% per lo spettacolo. Quindi effettivamente sono cifre raccapriccianti. Tutti dicono una crisi è un'opportunità. Purtroppo questa crisi è semplicemente una tragedia, quindi le risposte da darsi non possono essere della stessa entità per tutto. Sono successe cose molto importanti, è stato siglato un accordo europeo del Consiglio europeo che è di portata storica. Anche il programma Europa Creativa ha ricevuto più fondi e ha anche alzato le proprie ambizioni sul sostegno del Parlamento e del Consiglio europeo. Questa è una grande opportunità e la ripresa e il recupero è una grande opportunità. Il programma Europa Creativa è l'unico programma europeo veramente incentrato sulla cultura. Ovviamente ci sono i fondi strutturali, i fondi a livello nazionale, eccetera, ma noi come Horizon Europe abbiamo finanziato dei progetti di ricerca. Certo, questo è l'unico programma incentrato sulla cultura in collaborazione con i paesi europei. Questa è la specificità del programma. Abbiamo ricevuto un notevole importo da 2,4 miliardi, è la cifra che siamo riusciti a garantire, partendo da 1 miliardo, quindi c'è stato un notevole incremento. Che fare per la crisi? Una crisi che è iniziata più di un anno fa. Ci sono centinaia di progetti e tutti hanno subito un rallentamento. Cerchiamo di sostenerli. Ogni progetto implica un contratto, quindi i contratti sono stati modificati, i tempi dei contratti sono cambiati, abbiamo scelto nuovi partner cercando di mantenere vitali questi progetti. Posso dire che questo è stato il primo intervento fatto. Sono piuttosto contento perché, nonostante la situazione, su centinaia solamente un progetto è riuscito a sopravvivere. Naturalmente continuiamo a lanciare i bandi, a scegliere nuovi progetti e andiamo avanti, e probabilmente siamo gli unici che sono riusciti a fornire fondi all'inizio della crisi. Cosa abbiamo appreso da tutto questo? Cosa abbiamo aggiunto di novità? Innanzitutto la struttura, ecco, nonostante le difficoltà, i nostri beneficiari, le organizzazioni culturali hanno voluto continuare e volevano diventare parte di una rete più ampia, quindi una comunità più grande. Questa è una cosa molto importante.
Osservando gli esiti del precedente programma che si è concluso a dicembre, devo dire che c'è 1.100 progetti, ma non è il numero che è importante che questi progetti coinvolgano più di 400.000 organizzazioni, quindi è una super rete di organizzazioni europee che lavorano insieme, perché la base comune è quella di creare partenariati tra le varie organizzazioni europee. All'inizio di maggio volevamo organizzare un piccolo workshop con gli organizzatori di progetti e beneficiari per lo scambio di buone prassi e parlare della situazione. Era stato concepito come piccolo workshop, in realtà hanno partecipato in 400, quindi tutti i titolari dei progetti. È stato veramente utile per veramente vedere come la gente fosse desiderosa di lavorare in collaborazione con gli altri. Certo, in certi casi non ci sono ancora buone prassi, la situazione è difficile, comunque le prassi digitali si stanno diffondendo, anche se purtroppo è facile perdersi nel cyberspazio, è possibile comunque trovare dei nuovi partner e un nuovo pubblico. Questo è un punto fondamentale. Tutte le organizzazioni cercavano un'utenza, un pubblico, magari nella propria nicchia, creando una comunità e allargando le opportunità a un pubblico più ampio. Fondamentalmente ogni atto di cultura è locale, si può comunque arrivare su una dimensione più ampia ed europea. Per esempio i festival non sono solo un evento, ma devono stimolare un movimento generando una propria comunità con i social media, eccetera, quindi svilupparsi nel corso del tempo. Ecco, questo è ciò che faremo con questo nuovo programma. Partiremo già la prossima settimana con un nuovo bando. Adesso vediamo se sarà martedì o mercoledì. Ovviamente l'asse fondamentale è la collaborazione tra i partner locali, le piattaforme e soprattutto il sostegno ai nuovi artisti, la traduzione delle opere letterarie. Tutto questo è quanto continueremo a fare. Ci sono delle piccole modifiche che sicuramente favoriranno la partecipazione dei beneficiari. Beh, innanzitutto più soldi, diciamocelo. Vogliamo dare sostegno alle piccole strutture perché hanno maggiore facilità a raggiungere il livello locale. Una piccola organizzazione per definizione magari è più fragile perché non trova i partner giusti per beneficiare del regime di cofinanziamento che vogliamo riportare all'80%. Vogliamo che sia un incentivo alla crescita, non perché restino piccoli, ma perché crescano di più. Quindi creeremo una categoria intermedia di progetti, perché ci sono quelli di piccola e quelli di grande scala. Adesso ce ne sarà uno di intermedio con 5 partner e con un finanziamento di 500 milioni. Questo in totale. Gli obiettivi resteranno gli stessi perché vogliamo favorire la diversità culturale, la competitività del settore culturale. Che sia chiaro però che la collaborazione è l'obiettivo fondamentale e soprattutto questo programma darà sostegno alla transizione del settore culturale verso il mondo digitale e del rispetto dell'ambiente. La cultura ha un grosso ruolo da svolgere nell'affrontare le principali sfide di questa crisi, per esempio la sfida ambientale.
solo mobilitando il settore culturale sarà possibile capire la magnitudo delle sfide che abbiamo innanzi a noi. E veramente è importante capire le cose grazie alla scienza, ma tramite la cultura è possibile sostenere il processo decisionale. Il programma è allineato con gli obiettivi politici dell'Unione, senza porci dei lacci e lacciuoli. Ovviamente uno dei valori più importanti per noi è la libertà d'espressione, e ci sarà sempre la possibilità di dare un apporto innovativo, e questo ci va benissimo. Noi forniamo degli spunti e vediamo di potervi aiutare. Io credo che il settore culturale veramente debba accettare queste sfide. Con le nostre priorità possiamo veramente coinvolgerli a un ruolo attivo. Stiamo per pubblicare non una brochure in realtà, ma un documento che elenca i progetti, le priorità ambientali, come l'inclusione sociale, la digitalizzazione, eccetera. C'è un'abbondanza di progetti, molti sono stati scelti, sono straordinari, anche gli amministratori hanno un ruolo da svolgere. Quindi amministratori, locali, università, lo studio della scala delle città, il flusso delle persone, come realizzare una scala umana, come aiutare un artista ad occuparsi di clima, soluzioni creative anche per contrastare la plastica, per favorire la biodiversità, gli acceleratori dei piccoli festival, perché vogliamo raggiungere le persone, vogliamo trovare più sostegno anche per i piccoli festival. E infine, questo è un programma che è perfettamente in linea con la politica culturale alla quale abbiamo lavorato un paio di anni fa, per esempio l'Agenda Europea per la Cultura. Pierluigi, il professor Sacco, lo sa molto bene perché ci abbiamo lavorato insieme. Ora, non voglio passare in rassegna tutto quello che abbiamo fatto 2 anni fa, però c'è un punto fondamentale che poi è il punto di partenza, ovvero quando abbiamo dei parametri europei, quando cerchiamo di capire cosa pensano i cittadini europei, ci rendiamo conto che la cultura è il fattore più importante per creare il senso di comunità, più importante dell'euro, dei posti di lavoro, dell'economia. La cultura è fondamentale. Circa un terzo dei cittadini europei però non partecipa ad attività culturali, e questa è la nostra sfida e questa è la nostra opportunità, una grande opportunità. Quindi se facciamo sì che le organizzazioni culturali, gli artisti possano lavorare di più, il nostro mondo migliorerà significativamente. Quindi tra qualche mese, tra qualche settimana, anzi mi correggo, lo faremo, perché tutto accadrà la settimana prossima. Grazie. Dottor Zampieri, effettivamente la grande sfida è proprio quella della partecipazione, quindi come riuscire a coinvolgere maggiormente e creare appunto questo sviluppo che sia anche legato a tutta la società il più possibile. Grazie mille, molto interessante sapere effettivamente le opportunità che adesso si verranno ad aprire anche per le piccole scale, come diceva lei, per i piccoli livelli, ma soprattutto questa richiesta di partnership, di collaborazione, di cercare di unire le forze e la Commissione mettere a disposizione queste piattaforme. Allora passerei dal livello massimo, no, della Commissione europea invece a una città, e quindi da un amministratore locale al sindaco Franco Ianeselli, sindaco di Trento. Trento è una città che, come sapete, siamo appunto in un festival molto importante, ha delle eccellenze culturali, posso usare la parola individuali, singole, che sono molto importanti. Parlo di musei, parlo di eventi ed altre appunto iniziative. Però qual è? Qui si sta parlando, abbiamo parlato di quanto è importante l'approccio sistemico, quindi integrato, e come trovare una visione del sistema per connettere e valorizzarle in un'ottica, tutte queste eccellenze, in un'ottica di sviluppo locale. Cioè, in altre parole, in che modo la città può favorire il passaggio da una creatività settoriale o individuale in una creatività collettiva che vada proprio a beneficio dell'intera comunità. Sindaco. Sì. Beh, innanzitutto credo che un ringraziamento vada fatto
all'OECD, che è una presenza che c'è a Trento dal 2004, quindi ha più o meno la stessa età del festival, per quello che viene realizzato ogni giorno, perché per questa piccola città in mezzo all'Europa, poi vi dirò qualcosa di più, è importante avere dei centri che lavorano sullo sviluppo locale, e di questi tempi ci pare che sia particolarmente attuale, no? Perché si sta discutendo molto anche di quello che succederà alle metropoli e delle opportunità, no? Anche per le piccole città. E anche perché, e forse non è un caso che l'idea sia venuta a OECD, questo è l'unico evento del festival sulla cultura. E allora, in questo ritorno dello Stato, in questo nuovo equilibrio tra Stato e mercato, ecco, la cultura come motore di sviluppo, mi pare che sia importante che qualcuno abbia pensato, ecco, di farci discutere di questo. Io sulla città penso questo, che quello che spetta fare le amministrazioni locali sia lavorare sul posizionamento delle città. Posizionamento non è una questione che riguarda il posizionamento di mercato, ma è che posto hai nel contesto più generale. A me questo fa, alle volte fa un po' sorridere, perché nel dibattito che noi abbiamo qui sul territorio, il Trentino è una piccola regione in mezzo all'Europa con una piccola città che è Trento. Ecco, quando noi parliamo però qui a livello locale sembra che ci sia Trento cosmopolita come fosse New York e poi le valli del Trentino come il Nord Dakota. Penso che per una persona normale, no? Magari per qualcuno di questi ospiti che è andato a vedere dov'è Trento, non ha avuto questa idea. E allora qual è il punto? Il punto è che noi in questo momento vediamo tante opportunità. Io prima di venire qui ho incontrato un cittadino adesso di Trento, uno che ha vissuto ad Amsterdam fino a qualche anno fa, si è lamentato un po' per le ciclabili della nostra città, però d'altronde è un po' difficile competere con Amsterdam. E sono persone che sono qui, io non so quanti sono i nomadi digitali, però so che ci sono anche nella nostra città e so che vengono in questo territorio in mezzo all'Europa perché si può fare tanta attività all'aria aperta, perché abbiamo delle montagne straordinarie, però so anche che se non ci fosse una scena culturale un po' vibrante non verrebbero qui, per cui per città, per territori come le nostre deve essere un mix tra quello che noi offriamo come possibilità all'aria aperta, per i servizi che vengono offerti e per una cultura che deve esserci. E l'altra questione che riguarda il posizionamento è forse il fascino di stare non al centro, perché noi siamo al centro in Europa, ma siamo una città di confine, il fascino di stare sui confini, di stare alla frontiera. E questa città è un avamposto italiano verso l'area tedesca. E allora il fascino del meticciato, il fascino di stare al confine, il fascino dello stare alla frontiera, perché se sei alla frontiera ti senti anche un po' pioniere, ecco, questo che credo che dia grandi possibilità. Poi per quello che stiamo facendo, per provare a mettere sistema a sistema il nostro sistema culturale, facciamo due cose. La prima è quest'estate, che è diffondere assolutamente cultura ad ogni livello. E questo significa che un festival come questo non lo interpretiamo come una 4 giorni, ma come un momento di passione civile che irradierà la città anche nei giorni successivi. E noi abbiamo, che ne so, un conservatorio d'eccellenza, stiamo lavorando perché non solo nei bar e nei ristoranti, ma anche nei negozi di abbigliamento ci sia qualcuno che suona, che canta, che fa attività culturali. Noi su questo siamo molto impegnati. E l'altra iniziativa è questo Santa Chiara Open Lab, è quello che fa ogni città. Anche noi, anche a Trento, abbiamo degli spazi dismessi e cerchiamo di riempirli non tanto con le associazioni culturali, ma con industrie culturali creative che possono lavorare sul gaming, sullo spettacolo. Ecco, sono occasioni per mettere a sistema quelle tante eccellenze individuali che abbiamo nella nostra città. Grazie. Grazie Sindaco. Infatti quello che diceva anche il dottor Zampieri prima è passare dal festival come momento al movimento, quindi come riuscire a creare un po' questa continuità e questa capacità di irradiarsi. Credo che questo sia molto importante. Grazie per aver raccontato di queste iniziative della città, dove effettivamente riuscire a connettere e come dire, sfruttare è sempre una brutta parola, però è vero che tutte le diverse creatività che ci sono, se si riuscissero a mettere insieme e contaminare
aiuterebbero a fare un salto avanti. E per parlare proprio di questo, di questa capacità di mettere insieme diversi aspetti, passerei a Michela Magas, che si definisce, non so se voi avete avuto modo di leggere la sua biografia, una innovation catalyst, cioè una catalizzatrice di innovazione, cioè colei che unisce i mondi della scienza e dell'arte, del design e della tecnologia, della ricerca accademica e dell'industria. E Michela inoltre qualche anno fa è anche stata nominata innovatrice dell'anno dalla Commissione europea, quindi complimenti ancora per questo riconoscimento. Con Michela vorrei proprio parlare di questo tema, no? Dell'importanza degli ecosistemi culturali e creativi per l'innovazione, perché si parla di produttività, per aumentare la produttività abbiamo bisogno di innovazione, però per avere innovazione abbiamo bisogno di società che siano, come diceva anche il sindaco, vibranti. Come si fanno a creare questi ecosistemi culturali e creativi, appunto, che favoriscano l'innovazione? E Michela, tu sei proprio l'esempio vivente dell'innovazione trasversale. In che modo quindi arte e creatività possono stimolare la crescita e l'innovazione e sostenere la ripresa, ma soprattutto sfida che abbiamo davanti a noi molto importante, che siano in grado di trovare nuove soluzioni alle grandi sfide di società quali la disuguaglianza sociale o appunto il cambiamento climatico? Thank you for... Grazie per questa presentazione veramente generosa. Il premio di cui hai parlato effettivamente è stato assegnato per la prima volta a qualcuno che rappresentasse la cultura. In passato veniva dato a esponenti della scienza e dell'ingegneria, quindi è stato per me un grande onore. La Presidente von der Leyen ha parlato appunto del fatto che la cultura è un driver fondamentale della ripresa e dell'economia. Quindi diciamo che già oggi agli altissimi livelli tutto questo è riconosciuto e abbiamo fatto dei passi enormi negli ultimi anni nel posizionare questo settore in prima linea come driver fondamentale. Ora, questa nozione di essere un driver si applica anche a livello di collaborazione tra industrie diverse, settori diversi. Quindi questo è un driver che opera naturalmente in stretta prossimità con i mercati emergenti e oggi come oggi cerca di indirizzare il business verso un obiettivo che abbia un significato profondo. In poche parole, stiamo testando la validità di sistemi di intelligenza artificiale o data driven e l'obiettivo è capire cosa possono dare queste nuove tecnologie e soprattutto che impatto hanno sugli esseri umani. Ci sono tante storie di successo e anche settori diversi stanno a guardare per capire come progrediranno le cose, è un po' una fase di sperimentazione. Ed effettivamente il settore culturale e creativo è un vero e proprio laboratorio. Per raggiungere il paradigma 4.0 per l'industria, che si focalizza proprio sull'automazione, e per quanto riguarda 5.0, che adesso invece si focalizza sull'impatto sul genere umano, abbiamo bisogno di conoscere maggiormente gli effetti di queste tecnologie sugli esseri umani e che cosa accade negli ambienti creativi. Abbiamo accesso ad un'immaginazione creativa e interattiva per utilizzare questi nuovi scenari. Quindi il settore culturale creativo è importante anche da questo punto di vista. È importantissimo quindi come prototipizzazione di questo nuovo ambiente e poi è anche eccellente per il trasferimento tra i diversi settori e questa è una posizione nuova, ma è fondamentale che il settore trasformi quei legami che non sono forti in rapporti che abbiano un significato e questo significa anche che il settore culturale creativo è praticamente un ambiente critico per poter testare le nuove tecnologie e in base alla nostra esperienza e
ormai sono quasi 10 anni che ci occupiamo di questi laboratori, ma negli ultimi 5 anni abbiamo fatto dei passi avanti enormi e abbiamo ridefinito completamente la nozione di abilità umana rispetto a quello che l'abilità veniva considerata in passato con tecnologie più vecchie. E anche i nuovi skill sono stati definiti. Che cosa significa imparare in modalità permanente durante tutta la vita? Ora, questi laboratori sono diventati veramente centrali per le trasformazioni della società. E nell'European Bauhaus effettivamente ci occupiamo proprio di prototipizzazione in campo con driver culturali per stimolare questi nuovi livelli di accessibilità, esplorando anche i nuovi mercati. In poche parole, questi nuovi esperimenti non sono importanti soltanto per l'industria, non è semplicemente un servizio che noi offriamo all'industria, ma creano anche nuove forme espressive artistiche. Lo possiamo comparare, per esempio, all'idea che quando abbiamo inventato la macchina fotografica, la prima cosa che abbiamo fatto con la telecamera era stato quello di filmare una commedia, perché ancora non si pensava agli effetti speciali e a tutte quelle cose che poi sono derivate. Quindi queste nuove forme di espressione in mano ai creativi iniziano a portarci in direzioni totalmente nuove. Quindi è un ambiente estremamente entusiasmante e affascinante. E poi se pensiamo ad una città, capiamo che questa diventa un'interfaccia eccellente per l'espressività delle persone. Quindi possiamo iniziare a utilizzare il tessuto della città come un modo per verificare l'interazione tra il governo e i cittadini, tra gli edifici culturali antichi e i cittadini. Quindi dobbiamo pensare a dei modelli mentali che possiamo applicare a tutto questo. E quindi se pensiamo a queste città, non è che vogliamo tracciare una rete e poi manipolare le persone come se fossero praticamente dei burattini manovrati dall'alto. No, dobbiamo pensare ad una impalcatura che si esprime attraverso la cultura, che è molto sviluppata in una città come quella di Trento. E se a questo abbiniamo le abilità e le capacità e le caratteristiche salienti di un'area come quella di Trento rispetto ad altre aree che hanno alimenti simili ma non identici, possiamo arrivare veramente ad un'esperienza unica e molto arricchente. Yes. Spero di aver risposto a tutte le domande che mi avevi posto. Da appunto alla frontiera, al settore che si pone giustamente alla frontiera e che cerca di spingere il più possibile lo sviluppo di una società, di creare questa, mi piace questa espressione di gluing, di fondere, di incollare, quindi di rendere ancora più inclusiva una società in grado di sfruttare tutte le competenze che ci sono sul territorio. Michela, prima di passare alla prossima domanda, hai qualche esempio in questo periodo di crisi che c'è stato da raccontarci, giusto per esemplificare un po' quello che ci hai raccontato? No. We can't hear you. Non sentiamo. Oh, you can't hear. Okay, no, can you hear okay, me now? Adesso funziona. Great. Esempi ce ne sono moltissimi a European Bauhaus, li abbiamo visti. C'è un ottimo esempio di come il settore dell'industria creativa decida l'agenda. Si sta passando dal 4.0, industria di automazione, all'uomo al centro. Ma visto che European Bauhaus è guidato dal settore creativo, ci siamo già. Quindi la nostra idea è più che umano, oltre l'umano, con coinvolgimento di sistemi biologici più ampi. Come progettare pensando a questi
e molti dei progetti sono stati avanzati, sicuramente lo sapete, ci sono persone come Engels e Anderson che hanno già ripreso questa linea nel loro pensiero, ma ci sono anche artisti e architetti che, diciamo, stanno mettendo le basi della progettazione sulla base del più che umano, al di là che umano. E questa è una politica, un pensiero molto importante ad alto livello, e quindi è il settore artistico che sta spostando molto più in là la frontiera. In questo senso la ricerca era sempre un po' indietro, perché se vogliamo l'arte ha spianato il terreno, e questo finalmente è stato compreso ad alto livello. Parliamo di molti concetti, come per esempio l'inclusione radicale, ossia il concetto di convergenza, cioè punti in cui noi convergiamo, quindi altamente inclusivo, proveniente da diversi contesti culturali, perché tutti devono partecipare, e adesso anche agli ecosistemi al di là dell'uomo, però concentrandosi sulla convergenza invece di creare seppimenti tra tutti i diversi settori. Questo influenza il pensiero e soprattutto convince a lavorare insieme. Pertanto, come dire, ascoltate, amplificate, includete, e questo dà un grosso contributo all'apprendimento che sta al centro. Si è parlato di giustizia e uguaglianza nell'istruzione, questo è stato un grosso tema, e quindi il settore creativo sta dando il là a tutto questo, e quindi stiamo lavorando su prototipi con questi elementi di frontiera avanzata. E questo ci ha portato a nuovi livelli di virtuosità nella collaborazione. Io vorrei dire, se potessimo far sì che ogni persona che partecipa a questo processo di prototipizzazione di fare un piccolo passo in avanti a prescindere dal punto di partenza, portando un passo in avanti, anche il singolo farebbe un grossissimo cambiamento nella società. Michela, molto, molto interessante. Adesso passerei invece alla nostra ospite dall'Australia, Justina Jochim, che rappresenta proprio il settore, perché lei rappresenta i festival di Adelaide. Adelaide è un po' forse come Trento, è una città di festival, e rappresenta anche il network internazionale delle città dei festival, di cui fanno parte per l'appunto Adelaide, Edimburgo, Cracovia, Montreal e Singapore, chissà, magari anche Trento in futuro. Noi sappiamo che i festival e tutte le arti dello spettacolo hanno subito un colpo durissimo durante questa pandemia, perché sono stati, ovviamente, non potendo performare, sono stati limitatissimi. E il ruolo delle istituzioni pubbliche, di nuovo, è stato molto importante per cercare di far sopravvivere il settore, ma lo è ancora di più adesso per la ripresa e per far risorgere queste attività. Però molti anche di queste iniziative si sono inventati un po' modi alternativi durante questo periodo di crisi. Sarebbe bello, mi piacerebbe sentire proprio da Justina se ci può raccontare quali sono state le strategie che hanno messo in atto alcune delle istituzioni che lei conosce proprio in questa fase per riuscire a sopravvivere, ma soprattutto anche guardando invece al futuro.
futuro, in che modo da un lato le istituzioni possono aiutare il settore, quindi cosa chiede il settore alle istituzioni, e soprattutto nel guardando a quello che, come diceva prima Michela Magas, alle nuove tecnologie, no? Andando verso questa Industry 5.0, con le nuove anche tecnologie emergenti, in che modo il settore pubblico può aiutarvi a beneficiarne il più possibile e a farvi fare un salto in avanti? Allora, buonasera di nuovo da Adelaide, Australia. Veramente un piacere essere con voi questa sera, lo ribadisco. Vorrei delineare il contesto del settore festival e spettacolo in Australia. Diciamo che c'è stato un crollo del 65%, 23,6 miliardi di fatturato e 2/3 della forza lavoro. Quindi quando parliamo di carenza di abilità e capacità, qui si parla di un settore da noi che è stato veramente decimato, e su questo ritornerò. Fondamentali le istituzioni. Noi siamo state capofila del festival in Australia perché abbiamo, per così dire, fatto gli incubatori delle specie di festival in via di estinzione, cioè quelli non profit, quelli che non si reggono sulle entrate, e quindi abbiamo voluto aiutarli anche per sostenere il pubblico. Quindi abbiamo questa specie di razza molto particolare che noi sosteniamo. L'Australia meridionale, che è uno degli stati australiani, ha fatto un ottimo lavoro nella gestione pandemica, a differenza di altri paesi o altri stati australiani. Purtroppo noi abbiamo avuto poco più di 700 infetti e siamo comunque riusciti a crescere nell'economia nel 2021. Diciamo che siamo un po' un caso a parte, e questo non vuol dire che non abbiamo subito gli impatti negativi della pandemia. In particolare la città è stata colpita più delle altre. Il settore pubblico veramente si è rivolto con grande attenzione ai festival e ai live event per consigli. Sono state individuate una serie di tendenze. Una, diciamo, negativa, o comunque che ha avuto un impatto sulle città, e riguarda la flessibilità e il lavoro da remoto. Le aziende si sono spostate all'e-commerce, alla vendita online, e questo ha cambiato moltissimo le cose per quanto riguarda i movimenti da e verso la città, e la gente si è chiesta: ma dove voglio andare a vivere? E soprattutto come ridefinire lo spazio pubblico, come usiamo l'ambiente esterno, come offriamo esperienze che sono fondamentali per i consumatori e per i decisori. Cos'è successo nella pandemia? Fondamentalmente i festival sono diventati fondamentali per la ripresa della città e per andare avanti nel futuro. Quindi la risposta dello Stato a questa presa d'atto è stata quella di dare al settore un sostegno proprio pratico, con dei finanziamenti, degli sgravi fiscali e anche, diciamo, la sospensione o le deroghe delle imposte alle aziende, sostegni per quanto riguarda gli spostamenti soprattutto per aiutare le persone a ritornare in città. Abbiamo istituito dei servizi di consulenza e anche delle moratorie. Si è visto una iniezione di milioni di dollari nel settore cultura ed arte, tra cui finanziamenti che sono stati devoluti per le cosiddette linee telefoniche
per il benessere mentale e di supporto, che sono state fondamentali, soprattutto alla luce del fatto che l'impatto è stato pesantissimo sulla forza lavoro. Conseguenze della pandemia, quindi, non sono assolutamente del portato che ha avuto in altri luoghi del mondo. E siamo riusciti a portare avanti alcuni festival. C'è stato solo un calo del 25% nella vendita dei biglietti, quindi diciamo che la gente veramente voleva tornare alla cultura e all'arte, e appena è stato possibile lo hanno fatto sostenendo i festival, partecipando, e questa è un'ottima notizia. Certo, c'è il fattore incertezza che ci tiene per mano, e quindi diciamo che la cosa importante è anche la tutela delle aziende. Sapete, essere titolari di un'impresa artistica è rischioso, e quindi anche come artista indipendente l'ambiente è molto pieno di rischi, quindi avere fiducia nel contesto di lavoro è molto importante. Certo, si dovranno trovare delle soluzioni federali a problemi veramente gravi, e questo impone delle riforme significative. Concorrenza globale per i contenuti online, anche questo è aumentato moltissimo. Ci sono questioni di diritto d'autore, controllo qualità, diseguaglianze tra gruppi di audience urbana e rurale sui contenuti online. Ecco, è un problema che non si può risolvere certo in una riunione, però richiederà senz'altro l'attenzione delle nostre menti più brillanti nel prossimo futuro. Nell'Australia meridionale vogliamo veramente dire che i festival d'arte richiedono delle solide infrastrutture, il che significa palcoscenici o il controllo del traffico, apparecchiature audio-video. Quando si cancella un evento o un festival, si cancella un'intera filiera che è collegata al festival. Pertanto i tecnici, tutto il personale che lavora dietro le quinte è stato veramente schiacciato dalla pandemia, e molti hanno deciso di cambiare lavoro, per cui c'è una carenza di competenze, in particolare per quanto attiene le tecnologie audiovisive nel digitale, ma anche non so, personale medico o di pronto soccorso che ovviamente ha dato priorità alla gestione del Covid e della pandemia. Ecco, queste sono le carenze che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Ovviamente questo ha un grosso impatto anche sulla salute mentale, il governo lo ha capito benissimo, pertanto siamo grati dei fondi che sono stati forniti a livello federale e statale per sostenere talune associazioni. C'è una legge che si chiama Support Act per aiutare gli artisti, le loro famiglie, il personale, e questo è stato molto utile. Poi sono stati dati notevoli incentivi pubblici a programmi per lo sviluppo di nuove abilità, fondi per la formazione attraverso un programma in cui le persone possono accumulare dei moduli di apprendimento un po' alla volta per creare proprio delle nuove capacità che vanno incontro alle esigenze del settore. Poi c'è una rinnovata attenzione sull'incubazione dei talenti locali, e ovviamente diciamo che l'arte è mobilità di artisti, di talenti, di personale, quindi è bene che ci siano questi incubatori locali, però ci manca questo contatto, questo scambio internazionale che è possibile quando i confini sono aperti, insomma non occorre che ve lo dica, naturalmente speriamo che si apra tutto nel prossimo futuro. Insunto,
le priorità fondamentali per i festival, per lo Stato e il settore pubblico, indubbiamente avremo bisogno di delle programmi di finanziamento, di assicurazioni per affrontare le emergenze, per dare più fiducia al settore e avere una struttura normativa che renda ciò possibile. Poi gli eventi live ovviamente hanno la parola live, il che vuol dire in presenza, per cui il turismo culturale come potrà ripartire in questa nuova realtà. Naturalmente vogliamo anche sostenere lo sviluppo sostenibile come apparato strutturale, dando incentivi alla collaborazione tra festival e altri ambiti di intervento, che sia, non lo so, formazione sull'eguaglianza di genere, sulla salute, eccetera. Questo sarà fondamentale per il settore dei festival. In Australia in particolare l'accessibilità al digitale e alla tecnologia è fondamentale, ci sono grosse differenze tra i centri urbani e le aree esterne, quindi come garantire una par condicio di lavoro in modo che possano avere accesso molti più operatori. Per fare ciò servono politiche migliori, anche tutela per coloro che operano nella gig economy. Se una cosa è stata rivelata dal Covid è proprio la debolezza di questo settore, quindi bisogna tutelare tutto questo settore creativo e tutelare coloro che creano i contenuti. Inoltre, per concludere, la pandemia ha fatto sì che il settore dei festival in Australia si sia nuovamente soffermato alla collaborazione internazionale per favorire la mobilità, creare piattaforme. Certo, siamo lontani e remoti, ma a maggior ragione reimmaginare la comunicazione e le politiche è fondamentale per la ripresa post-pandemica. Ecco, concludo qui e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Giustina, effettivamente mi è piaciuto moltissimo averti o avere tutti quanti ospiti qui a Trento, come era nel passato. Nel passato Trento durante il festival si riempiva, questo commingle, no? Come dicevi tu, questo stare insieme anche dopo le sessioni, passeggiare per la città e scambiarsi idee era una parte molto importante del festival, e speriamo che arrivi già la prossima edizione si possa fare in questo modo. Però d'altro canto l'utilizzo delle nuove tecnologie si è spinto così tanto che è riuscito anche ad arrivare, no? In maniera granulare a raggiungere anche piccole realtà, e quindi ha aperto nuove frontiere, e credo che per il settore chi è stato in grado di prenderlo, però capisco anche questo bisogno di essere accompagnati, no? Si parla anche di come poter affrontare il rischio. Le piccole realtà della cultura e della creatività hanno bisogno di questo aiuto, soprattutto nell'affrontare il rischio. Grazie Giustina. Dunque, noi abbiamo ancora 7-8 minuti, in collegamento c'è anche il collega Pierluigi Sacco, che sicuramente è stato stuzzicato dal tema di benessere, perché a un certo punto si è parlato di quanto anche il settore culturale e creativo sia fondamentale per quanto riguarda il benessere e la cura, quindi il benessere socio-psicologico delle persone. So che questo è un tema anche molto caro a Pierluigi. Io farei così, giusto un 5 minuti di un breve intervento, Pierluigi, se hai qualche commento da dare rispetto a quello che ci siamo detti, e poi raccoglierei qualche domanda dal pubblico, che è un momento sempre molto importante per il festival. Grazie Pierluigi. Thank you very much, Alessandra. Grazie mille Alessandra. Sì, è stata una serie di presentazioni estremamente stimolanti, ho preso tantissimi appunti e voglio ringraziare i nostri panelist per essere stati all'altezza delle nostre aspettative. Effettivamente noi stiamo assistendo ad una nuova consapevolezza dell'importanza della cultura, ed è molto importante sottolineare che per molto tempo, per esempio, gli economisti e gli esperti di scienze sociali
pensavano alla cultura come a una possibilità di intrattenimento delle persone, quindi un qualche cosa di marginale, altamente specifico dal punto di vista dei domini di rilevanza per il genere umano. Ma stiamo imparando, e l'hanno dimostrato chiaramente i relatori che abbiamo ascoltato, che la cultura in realtà ha delle implicazioni molto più profonde. Il benessere delle persone è una di queste implicazioni, ma cerchiamo di avere il quadro più ampio. Che cosa abbiamo imparato oggi da quello che abbiamo sentito? Abbiamo imparato innanzitutto qual è l'importanza della cultura dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo. Quindi questo è fondamentale in una società con un'alta densità di conoscenza, competenze. E Michele effettivamente ci ha dimostrato che il loro apporto è fondamentale. Dobbiamo imparare che cosa significa il termine affordance, cioè quali sono le cose che una determinata tecnologia consente. E stiamo imparando, per esempio, che la cultura è un campo fondamentale per poter capire qual è l'impatto delle nuove tecnologie dal punto di vista delle nuove possibilità. E questo non si limita al settore culturale. Oggi, per esempio, stiamo sperimentando una nuova alleanza, quella tra i segmenti più innovativi in qualsiasi settore industriale e la sperimentazione nel campo culturale. Pensate, ad esempio, al concetto del cambiamento comportamentale. Michela, Giustina, praticamente tutti hanno sottolineato il fatto che oggigiorno stiamo legando in modo diverso la partecipazione culturale ai cambiamenti comportamentali che sono fondamentali per affrontare le sfide della società. La nozione dello European Bauhaus ci dimostra che se l'Europa vuole realmente una transizione verde, dobbiamo cambiare i comportamenti, e per cambiare i comportamenti la cultura gioca un ruolo fondamentale. Nel Festival dell'Economia di Trento ci sono effettivamente delle discussioni tecniche che rispetto completamente, ma la cultura può fare molto. Non in modo alternativo, ma in modo complementare rispetto al nudging, che è stato inventato per esempio 20 anni fa, mentre la cultura esiste da centinaia di migliaia di anni. Entrambi fanno la stessa cosa, spingono al cambiamento dei comportamenti delle persone. Pensiamo anche a tutte quelle problematiche che Giustina e Walter hanno sottolineato quando abbiamo parlato della risocializzazione in seguito alla crisi del Covid. Dobbiamo trovare nuovi legami sociali, dobbiamo riorganizzare l'architettura sociale della produzione, della vita civile, di tutto. E da questo punto di vista è estremamente importante il ruolo della cultura nel ricostituire una società coesiva e realizzare delle reti culturali che sono una spina dorsale fondamentale, perché la massa critica della produzione culturale, una volta create delle reti percorribili di utenti della cultura, può diventare funzionale, fondamentale non solo per la sopravvivenza del settore culturale, ma per rianimare moltissimi meccanismi di prossimità della nostra società. E ovviamente non possiamo trascurare il benessere. Il benessere è legato alle emozioni, e un trascorso come quello della pandemia ci ha colpito profondamente dal punto di vista dello shock che ha provocato. Ondate di shock che hanno destabilizzato il nostro assetto psicologico, il nostro umore. La cultura ha giocato un ruolo fondamentale per moltissime persone per recuperare una stabilità emotiva. E inoltre queste esperienze terribili, tristissime, che molti hanno vissuto senza poter avere un'opzione di partecipazione culturale, c'è stata una vera e propria impossibilità di collegarsi a risorse culturali per poter ristabilizzare il proprio benessere psicologico. Quindi ci troviamo in una situazione di stress post-traumatico, ed è uno stress sociale, e il costo di tutto questo si rivelerà in realtà nei prossimi decenni, perché è stata come una guerra. Quindi capire
oggi, adesso, qual è il ruolo della cultura per ricostituire una nuova nozione di salute pubblica all'interno della quale ci sia la capacità di collegarci e di tenere sotto controllo il nostro stato emotivo attraverso la cultura, che vista da questa angolazione ovviamente è un qualche cosa che si è sviluppato in migliaia e migliaia di anni, quindi dobbiamo considerare la storia culturale dalla prospettiva giusta. E questo significa che abbiamo oggi una possibilità senza precedenti per mettere la cultura al centro della strategia post-pandemica. È un'opportunità cruciale e l'Europa in particolare in questo momento è il quadrante globale più focalizzato su questo obiettivo, per creare quindi un'agenda trasformativa basata sulla politica culturale. E come abbiamo sentito, questa nuova agenda europea per la cultura è una blueprint che definisce le priorità e le caratteristiche delle politiche future per implementare questa visione. Quindi il momento è terribilmente difficile, come ha detto Valder, è stata una vera e propria tragedia per il settore culturale e per altri settori, ma in un certo senso è come se ci trovassimo dopo la grande peste che ha dato origine poi al Rinascimento, e quindi dobbiamo, grazie alla cultura, trasformarci su una scala che non ha precedenti nel passato. Grazie di cuore. Perdere l'occasione di riuscire a fare almeno una domanda, anche se abbiamo qualche minuto. Comunque il tema della cultura per la transizione sociale, appunto, è un tema importantissimo. Se riusciamo, io non so, cerco di guardare, abbiamo ancora qualche minuto, c'è qualche domanda? Benissimo, prego, dovete avvicinarvi al microfono, se specifica anche per chi è la domanda. Per il sindaco. Certo. Buongiorno sindaco, ciao sindaco, meno male che ai nostri tempi del Da Vinci, avendo fondato il primo liceo linguistico pubblico del Trentino, andando al ministero a Roma, abbiamo imparato l'inglese, tu molto più di me, anche se ho il marito inglese oxfordiano, ma facendo politica poi da una vita dopo il Da Vinci. Insomma, si è un po' appannata la lingua. E allora volevo fare questa, tanto complimenti, questa domanda al mio ex studente, bravissimo. Questa: stia rapidamente organizzando alla ripresa dopo un anno e mezzo, altro che lockdown, di prigionia, le varie attività culturali. Io ho fondato e presiedo parecchie associazioni culturali del Trentino, ma anche due nazionali. E questa settimana presentiamo il mio libro sull'autonomia, territorialità, provincia di Trento. Ci fa la domanda velocemente così? La domanda, grazie. È questa: territorialità, identità. E organizziamo per l'appunto tanti incontri, proposte. Il sindaco, un uomo di cultura, e le sa sicuramente valorizzare. Ti chiedo questo, sindaco, se ti facciamo, cioè senza il se, ti faremo alcune proposte dei convegni, degli incontri, delle elaborazioni, anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità per l'Emancipazione Femminile. Sono sicura che ci riesci, ma fammi finire la domanda, a tradurle in atti amministrativi concreti che servano anche alla ripresa. Grazie. Grazie. Sindaco. Non ho capito, Preside, se è una richiesta di contributo o cosa questa domanda. Io credo che noi dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo ascoltato. Noi oggi abbiamo capito meglio come la cultura, l'incrocio tra appartenenza, e nella domanda della mia ex preside c'era questo richiamo all'appartenenza, che è fondamentale in questo momento post-traumatico, e però il cambiamento comportamentale che ci è richiesto nella direzione di quella transizione ecologica e digitale che sta dentro i piani dell'Unione Europea e che noi vogliamo perseguire. E l'altro aspetto è questo: ogni città, credo, quando va a comporre un bilancio, allora vengo alla domanda,
in questo momento di difficoltà si è trovata di fronte a dilemma, ma cosa facciamo? Investiamo o no in cultura? Cosa è necessario e cosa non è necessario? Noi come città, ma confortati da quello che abbiamo sentito, abbiamo pensato che investire in cultura in questo momento è la cosa forte da fare anche per quei disoccupati che ci sono e che però, trovando appartenenza, trovando una città vivibile, aperta, attenta e vibrante, ecco, è il modo migliore per accompagnarli verso quel futuro che stiamo costruendo. Grazie. Grazie Sindaco. Poi abbiamo visto che appunto è richiesto anche una ristruttura per fare cultura nuova, c'è bisogno di una ristrutturazione nuova anche di come si ripensano le città. Noi siamo in tempo, a me piacerebbe provare a vedere se c'è un'altra domanda sfruttando 2 minuti, altrimenti chiudiamo qua, guardo il pubblico. C'è una domanda, prego signora, se riesce a essere veloce poi chiudiamo. Grazie. Io devo complimentarmi con questa città, con il sindaco, con tutti, per offrirci questa grande possibilità ogni anno di partecipare a questo grande festival. Però, visto che loro parlano di inclusione in senso artistico, no? Penso che debbano trovare uno spazio anche per l'arte, per la poesia, magari in tempi diversi, nell'arco della stagione estiva, perché è quella più favorevole, no? Perché no? Potremmo integrare questi mondi che sembrano così lontani, però io li vedo anche uniti, no? Grazie. Sicuramente. Grazie, signora. Non era una domanda, direi che era un commento, a meno che lei non voglia commentare, sindaco, con cui possiamo chiudere questa sessione. Grazie mille, grazie sindaco Ianeselli, grazie ai nostri ospiti da lontano, Justina Joachim, arrivederci, Michela Magas, grazie mille, Walter Zampieri dalla Commissione e Pierluigi Sacco. Buona giornata a tutti quanti, arrivederci. Grazie.